Onorevole Gelli, è arrivata la presa di posizione della Federazione degli Ordini dei Medici sui vaccini. I medici che li sconsiglieranno rischiano sanzioni molto pesanti fino alle radiazioni, giusto? Finalmente è arrivata questa posizione che lascia fuori ogni tipo di ambiguità. Nel corso di questi ultimi tempi sulle vaccinazioni abbiamo sentito dire tutto il contrario, anche fantasiose interpretazioni di qualche collega medico che obiettivamente a nostro avviso creavano solo elementi di disinformazione nei confronti dei cittadini che ovviamente hanno bisogno di essere orientati nel modo corretto. Si sta parlando dello strumento moderno più innovativo in assoluto della medicina contemporanea, cioè quella di agire sulla prevenzione primaria attraverso la vaccinazione. Se ci sono dei medici che hanno dubbi su questo profilo, a mio avviso devono ripensare molto alla loro formazione e anche ai motivi per cui hanno studiato medicina, perché obiettivamente mettere in discussione le vaccinazioni è un elemento di grande irresponsabilità. Ecco. Oltre che dagli effetti potenzialmente, non solo potenzialmente, pericolosi per la salute di tutti? Esattamente, perché non si comprende che il non garantire la cosiddetta protezione di gregge, che vuol dire una vaccinazione della stragrande maggioranza dei soggetti sensibili, quindi le vaccinazioni infantili, una copertura di gregge ci permette di vivere tranquillamente senza incorrere il rischio di contrarre malattie infettive che hanno fenomeni e effetti collaterali purtroppo devastanti. 2 anni fa poi fu appurato fosse totalmente infondate le preoccupazioni sul fatto che questi vaccini avessero in qualche modo determinato delle morti come effetti collaterali, produsse un effetto drammatico perché migliaia e migliaia di persone anziane o persone cosiddette fragili non si vaccinarono. Lo sa quanti decessi abbiamo avuto per complicanze di una banalissima influenza? 3.000. Senta, questo documento della FNOMCEO invita a sostenere una cultura della vaccinazione, oltre ai medici, naturalmente anche i magistrati, perché qui poi ci sono state anche delle sentenze contrarie alla vaccinazione in Italia, no? Sì, potrei ricordare il caso Stamina o il caso Di Bella, dove sentenze di alcuni giudici, addirittura giudici amministrativi, imponevano l'uso di queste terapie, alquanto curioso che un giudice sappia decidere sulla vita, la morte di una persona, e sappia discriminare se una terapia è corretta oppure no. Ecco. Purtroppo oggi ci ritroviamo nel nostro paese anche a queste incongruenze. Ecco perché dobbiamo in qualche modo fare di tutto perché ci sia una corretta comunicazione, una corretta informazione e soprattutto un corretto coinvolgimento di tutti i ruoli istituzionali che operano nel nostro paese a garanzia e tutela della salute dei nostri cittadini.